Salve ragazzi, non ve lo diciamo mai, ma il video di oggi consigliamo davvero di vederlo fino in fondo. Che voi siate novizi o esperti giocatori di Minecraft, sono sicuro che i consigli che stiamo per darvi vi torneranno utili. Non perdiamo quindi tempo e partiamo subito con 9 consigli per esplorare al meglio le miniere abbandonate. Non appena trovate una miniera abbandonata, se non avete tanto cibo con voi, salvate le coordinate e tornate quando lo avrete. La cosa bella di questo posto è che offre tutto ciò di cui avrete bisogno. Armi, armature, torce e scudo. Tutto l'armamentario di cui avrete bisogno è tranquillamente craftabile con i materiali che troverete nelle miniere abbandonate. Ma il cibo potrebbe diventare in fretta un problema. Se ne trova, ma non abbastanza da darvi sostentamento a lungo. Prendete tutto, ma attenti all'inventario. Prendete tutte le risorse di cui avete bisogno nell'immediato, ma anche quelle che vi serviranno in futuro. Avete già 3 stack di ferro, 1 di oro e 300 binari? Bene, non pensate che... tanto basta così. Sono risorse utili e stackabili, quindi prendetene a più non posso. Attenti giusto all'inventario, che dovrà essere ripulito molto spesso. Illuminate ogni passaggio. Non servirà solo a farvi capire dove siete già stati, ma eviterà che possano spawnare nemici. Quando iniziamo ad esplorare una miniera abbandonata, l'obiettivo deve essere quello di conquistarla e renderla un luogo sicuro per noi. Questo, che può sembrare fra tutti il consiglio più banale, è in realtà quello che farà di più la differenza. Se non lo farete, durerete poco lì sotto. La regola dell'andare sempre a sinistra, secondo noi è un po' una cavolata. Sia chiaro, potete anche scegliere di andare a sinistra, ma state pur certi che non basterà per esplorare al 100% una mineshaft. Al contrario, indipendentemente da dove deciderete di andare, è importante che una volta esplorato quel ramo della miniera, voi torniate indietro e chiudete la strada, per esempio in uno di questi due modi. Risparmierete davvero tanto tempo ed eviterete di perdervi continuamente. Segnate le coordinate. Segnate tutte quelle dei posti che pensate potranno tornarvi utili. Ingressi, uscite, sbocchi che volete tornare a visitare in seguito e spawner di ragni come quello che state vedendo in questo momento. Annotate qualsiasi punto di interesse, così da poter tornare sui vostri passi e ritrovarvi, anche perché sarà molto difficile, soprattutto in caso di miniere particolarmente grandi, esplorare tutto in un'unica spedizione, e vi ritroverete quindi a dover fare più viaggi. Visitate livello per livello e zona per zona. Le mineshaft si diramano su più livelli di altezza e spesso si dividono in blocchi separati fra loro. Bene, se inizierete a muovervi troppo ed a salire e scendere di livello, state pur certi che vi perderete una quantità enorme di risorse. Oltre ad aumentare i rischi di morte improvvise, perché andrete in aree non illuminate e totalmente inesplorate. Ed a proposito di zone nuove, prima di andare ad esplorare un'area particolarmente grande e con potenziali rischi, scegliete un posto e preparate un piccolo rifugio. Sistemate i letti per settare il punto di spawn, e lasciate gli oggetti più preziosi in una cassa. Potete quindi decidere di ripartire subito per una nuova zona della miniera, anche se... non esagerate. In alcuni casi, le miniere abbandonate possono richiedere ore ed ore per essere esplorate. Create un ascensore o una scala, e portate i vostri tesori al sicuro a casa vostra. Se decidete di prendere una pausa solo momentanea dall'esplorazione, ricordate di lasciare del cibo, qualche torcia e delle armi nelle casse giù in miniera. A questo punto, se avete fatto tutto correttamente, una volta svuotato l'inventario a casa vostra e spesi punti di esperienza, se la miniera è lontana dal vostro villaggio... beh... fatevi uccidere e sarete teletrasportati in miniera con le risorse già pronte per continuare la vostra esplorazione sotterranea. Il teletrasporto è servito. Veloce e indolore. Quasi. Se riuscirete ad esplorare le miniere ed estrarre il massimo da loro, state pur certi che ne basteranno uno, al massimo due, per fornirvi le risorse di cui avete bisogno per finire il gioco in scioltezza. Sono fra i posti più ricchi e con tanti drop rari utili anche nell'endgame. Essendo un luogo piuttosto facile da trovare ed accessibile già dall'inizio della vostra avventura, è da molti sottovalutato. Ma imparare a conoscerle vi darà un aiuto fondamentale. Voglio anche sottolineare come questo video sia stato interamente ideato e creato da noi. Non abbiamo preso spunti da nessuno, e quindi è probabile che voi altri abbiate dei consigli da darci a vostra volta. Fatelo nei commenti, così da aiutarci a vicenda. Il video finisce qui, alla prossima ragazzi. Stay safe, stay bedrockers.